nuovo episodio e io sono molto felice di chiudere questo episodio con un amico di Coffee Sport, un amico mio, Matteo Panariello. Buonasera, ciao a tutti. E io direi che, visto che dopo la nostra intervista è successa una cosa piccolissima, nulla, se magari ce la racconti ci farebbe piacere, ecco. Sì, vabbè, ho fatto l'intervista con voi e poi qualche settimana dopo così ho vinto un mondiale, ma niente di particolare, non vi preoccupate a casa perché non è nulla di particolare. Com'è andato, dai, questo mondiale, che è stato il primo mondiale che hai vinto? È stato il primo mondiale che ho vinto e penso sia stata, no, diciamo la seconda gara internazionale, perché la prima è stato il primo europeo che ho fatto. La seconda gara internazionale veramente che ho vissuto con serenità, spensieratezza e tanto tanto divertimento. Mi sono divertito dall'inizio alla fine, mi sono divertito in qualifica anche se le sensazioni non erano quelle giuste. Infatti tra pochi intimi gira un video dove Alessandra, la ragazza che mi seguiva, mi chiedeva se ero soddisfatto della qualifica e le dicevo no, ma avevo una faccia e lei mi fa: guarda che hai vinto. Ah sì? Vabbè, ok. Allora vabbè, la qualifica. Quindi diciamo che come sensazioni non ero proprio al top per tante cose. Però avevo sempre tanta voglia di tirare, cioè mi divertivo, ecco. Okay. E ho odiato tantissimo, ma poverino, lo so che lo fa di mestiere, cioè nel senso il tizio che veniva a intervistarmi a ogni fine scontro. Ho fatto, allora, il quarto di finale arriva il ragazzo della World Archery, mi fa: allora hai vinto il quarto di finale, adesso si punta alla semifinale. Sì, ok. Beh, sì, in teoria. Ti senti pronto? Sì, ok. Allora, semifinale, ok. Domani allora si punta alla medaglia. Dico no. Guarda, la medaglia no, la medaglia. Dico no, io domani vado, mi diverto. No, però insomma hai vinto entrambi gli scontri, quindi adesso è normale che tu pensi alla medaglia. Guarda, a te li devi dire, ma io non posso rifare il quarto di finale, io voglio rifare il quarto di finale domani. Dico sì, infatti, dico, io domani vado, tiro, mi diverto e cosa viene, viene. Dico no, niente medaglia, non... vabbè, ok, però tanto vinci la medaglia, va bene, ok, allora vuoi dirmi delle medaglie e diciamo... Parliamo delle medaglie. E è stato bello la finale, non ho mai smesso di sorridere, una cosa... È bello, quel video lì che noi abbiamo visto e rivisto, devo dire che ci hai emozionato tanto e avevi veramente un sorriso e trasmettevi una serenità veramente incredibile. Io, sai cos'è che un po', cioè il rimpianto, no? È che io non me ne sono reso conto subito di quello che... Perché io ho vinto, Alessandra mi ha detto: ma te hai vinto, mi ha abbracciato. Io, cioè, ok, benissimo, bene. Ok, ho vinto, bene, a posto. E ora? Cioè, io cosa mi succede? E quindi nulla. Io ho realizzato, sai quando? Quando mi hanno dato la medaglia. Ok. Allora, io ho preso la medaglia e mi sono reso conto che io tenevo sta medaglia al collo e me la tenevo a due mani così, come dire, no, io questa non me la porta via nessuno. Quello è stato, penso, il momento in cui ho realizzato... Beh, poi con l'inno, sì, no, cioè, quello è stato veramente incredibile. È stata una cosa bellissima, bello. E poi la domanda classica: cosa si prova a vincere un mondiale? Boh, sempre nulla. Il solito giornalista. Tutti, no? Tutti. Tu sei diventato la domanda. Tant'è che io a una mia amica gli ho chiesto: ma cosa dovrei provare? E lei: ma dovresti essere contento. Dico sì, no, contento sono contento, però poi... Beh, però vuol dire che hai avuto una serenità nel vivere questa gara, come avevamo detto nell'intervista, che in tante situazioni magari non sempre è stata giusta la serenità che avevi, e invece qui l'hai ritrovata alla grande. Sì. Alla mi sono anche permesso di fare un po' il borioso. Cosa hai fatto? Faccio la semifinale, vinco la semifinale e io ero convinto di andare in finale contro il belga, quello che è
abbastanza, cioè è forte, veramente okay. bravo lui, e era l'attuale campione del mondo, okay. Okay? È arrivato secondo in qualifica e poi ha vinto il bronzo, mm-hmm. Io non lo sapevo lì per lì, poi viene uno e mi fa, dice, dice, ti scontri contro l'Australia, e fa, occhio, perché l'Australia è forte, e io gli faccio, ma con molta... tranquillità. Sì, sì, e gli faccio, io sono più forte di lui. Bello, Poi dopo mi sono pentito perché ho detto, ma ti immagini se sì, domani questo ti sbatacchia, che figura che fai, e invece... No, invece è andata proprio bene, sì. Io sono quelle giornate perfette, no? Metti giù il piede dal letto e dici, oh, oggi... Ma quindi ti senti di bene comunque, sì, già da subito? Sì, sì. Bello. Sì. Bello, poi, vabbè, dopo c'è stato l'europeo, quello... Non ne parliamo, ma... L'europeo non ne parliamo. Non ne parliamo. Lì è stato tutto l'opposto. L'europeo non ne no, parliamo. No, è stato brutto, brutto. Ma e quando poi sei tornato in Italia, a Livorno? Festa? Allora, poca, perché io avevo paura di togliere troppa attenzione a quello che avevo da fare, no? Perché io avevo da fare l'europeo, quindi sì. Subito la testa, e quindi il minimo indispensabile. Forse, ripensandoci, ti dico, potevo lasciarmi andare un pochino di più, okay. Perché alla fine poi... Quello che è successo all'europeo ha prevalso sul mondiale. Infatti, okay. In tanti mi fanno: oh, ma hai vinto un mondiale? Cioè, sì, rispondi, sì, però, l'europeo... però l'europeo. Allora, sì, ma chi se ne frega? Hai vinto un mondiale. Cioè, però la testa ogni tanto ti fa questo, certo, scherzo. Però magari bisogna riuscire anche a separare le cose. Che l'europeo è andato come l'europeo, il mondiale è andato come la il cosa, mondiale. La cosa bella dell'europeo, se c'è una cosa bella, mm-hmm, dell'europeo, è stata che anche lì, nonostante stessi facendo molta fatica e soffrendo, non ho mai smesso di voler tirare, e una freccia dopo l'altra. E la cosa ancora più bella è stata tornare a casa, parlare con Paolo, il mio allenatore, decidere insieme e dire quando si riparte per mettere subito in piedi il resto del lavoro per la prossima stagione. Subito, io il giorno, due giorni dopo essere tornato da Rotterdam, mi sono messo subito ad allenare, e ti dico, è stato un bene perché avevi bisogno. Avevo bisogno e vedo che quello che faccio, non lo so, mi dà l'idea di farlo con un'energia diversa. Bene. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere. È un nuovo punto di riferimento e di partenza. Esatto, di ripartenza. Esatto. E poi ci siete voi che l'anno prossimo mi farete l'intervista prima dell'europeo. Per forza. Non possiamo mancare, esatto, a questo appuntamento. Segnati già. Me lo segno. Verso primi di maggio, il campionato degli europei ci sono dal 20 al 26 maggio. Vabbè, facciamo il 16 maggio, così. 16 maggio, vai. Fissiamo la data. Poi già, magari non poi... mi convocano, no, a vedere. Il 16 maggio, noi ci vediamo uguale. Noi ci vediamo uguale. Sì, dai, sì. Grazie, bello, ancora, Matte, di grazie aver parlato a voi, con noi. Ma figurati, un piacere. E noi ci vediamo, come sempre, nella prossima pausa caffè. Ciao a tutti.